parliamo della spesa di Guido Viale. Sì. Lei compra prodotti alla Svina, sceglie prodotti su. No, nelle vicinanze di casa mia non ho ancora trovato il negozio alla Spina, cioè quando vado in posto dove ci sono negozi alla Spina provo a farlo. Quindi questo è effettivamente un problema, il fatto che attualmente... È un problema grandissimo, cioè ci sono delle città dove i comuni hanno fatto le convenzioni o le province, soprattutto con i supermercati, con i grossi negozi, incentivandoli o incitandoli a farlo, e il peso del comune è molto grosso in questa trasformazione. Quello che posso fare è invece, che faccio sempre, di portarmi dietro il retino. Questa qua è molto interessante perché è una canottiera, questa dura molto a lungo, non occupa neanche lo spazio di un sacchetto di tela, quindi si può sempre portare dietro e serve ovviamente per la spesa estemporanea, quando uno torna dal lavoro e ha bisogno di fare questo e quello. Oggi abbiamo toccato molti argomenti diversi, concretamente se lei potesse azzardare una percentuale concreta di riduzione dei rifiuti a cui il Comune di Milano può aspirare per i prossimi anni? Su che cifre c'è? Se si impegnasse molto, io penso che dal 20 al 30% potrebbe essere ottenuto nel giro di 2-3 anni. Però è un'attività molto impegnativa di tipo culturale, non soltanto, certo che c'è un risvolto organizzativo, ma è un lavoro sui cittadini. E un ultimo commento sulla notizia di Napoli, del fatto che tutti i bambini a Napoli ora mangiano in mensa portandosi da casa posate. La trovo una cosa straordinaria che si potrebbe fare dappertutto e per esempio non richiede molto sforzo, nel giro di qualche mese si può introdurre.